Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come ben saprete, sabato 4 dicembre, ore 22, ci sarà l'evento conclusivo del capitolo 2 di Fortnite. Per certi versi la mia teoria è stata azzeccata, poiché io, come avrete notato già nella scorsa season, dicevo questa cosa qua, ovvero che secondo me sarebbe arrivata a 10 stagioni, poiché la prima durò veramente tanto, mi sembra tipo 4-5 mesi, addirittura forse anche di più. Infatti avevo pensato che la prima stagione in pratica come se ne fosse durate 3. E allora ho detto, secondo me non arriveremo alla season 10, ma a season 7-8 poi si cambierà. E così si è avverato. Magari anche dovuto a un fattore di community, non lo so. Ma personalmente in questo capitolo rispetto al precedente probabilmente ho giocato un po' di meno io. Poi voi non lo so, raga, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Comunque sì, raga, ci sono molte novità, dove appunto adesso vi mostrerò i vari file e anche delle cose che ha fatto, tra virgolette, trapelare Donald Mustard. Probabilmente l'ho pronunciato sbagliato. Dove comunque questo qua è il trailer che è uscito qualche giorno fa, che annuncia l'evento, e ci fermiamo già qui perché molti di voi l'avranno già notato, ma si sta avverando la teoria del flip side, ovvero del sottosopra, se così lo vogliamo chiamare. Infatti qua sembrerebbe, per esempio, sulla parte sinistra, sopra il De, una montagna, e sulla parte End, un vulcano. Quindi si potrebbe avverare questa teoria qua. Ma cosa importante è che ho segnato un paio di cose. Tutte le cose che vedrete in questo momento sono dei leak, quindi non si sa se si avvereranno proprio nel gioco, però è molto molto probabile. Partire da questo è il primo concept che è stato fatto della mappa, dove comunque vediamo che alcuni POI sono rimasti invariati, però c'è sempre Pleasant Park, l'unico posto che non mi piace rimane da tipo, credo, Season 1, Capitolo 1? Non lo so, raga, io ho iniziato in Season 5 del Capitolo 1. Quindi Pleasant Park c'è sempre, ritornerebbe Loot Lake, però questo, ripeto, è una teoria, un concept su quello che potrebbe essere un'eventuale mappa. Ce n'è anche un altro che è prettamente simile, però la cosa bella è che vediamo subito un vulcano qua, vediamo la parte ghiacciata, la parte deserta, foresta, bosco, Jurassic Jungle, ve lo ingrandisco un attimo, però tornerebbe Pinnacoli e ci sarà di sicuro Risky Reels, se non sbaglio l'avevo letto, perché Risky Reels tutte le volte che fanno qualche evento, forse nell'altra che l'avevo letto. In genere li mettono, lo usano come maxi schermo. Però ho salvato diverse altre foto, quale per esempio questa frase qua, raga. Allora, finalmente possiamo dire questo a riguardo del capitolo 3. Il capitolo 3 è pianificato per essere lanciato il 7 dicembre, raga. Quindi il 4 avremo l'evento, poi ci sarà, non si sa se ci sarà un altro buco nero, potrebbe essere. Però sapete che ogni volta che c'è un evento c'è sempre poi un timer che porta al giorno dopo. Però essendo il fine capitolo potrebbe essere veramente che aspetteremo di nuovo 2 giorni, poiché il 7 dicembre sarebbe un martedì. E sapete benissimo che le season in genere sono partite il martedì. Mi ricordo ancora dal primo buco nero il Tueco Tuesday. Il Tueco? Il Taco Tuesday, che era stato il leak per farci capire che il capitolo 2 sarebbe iniziato di martedì. Non so quanti di voi si ricorderanno, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Mi raccomando, lasciate anche un bel mi piace. Andiamo avanti con l'altra schermata che ho segnato. Allora, le nuove armi e meccaniche in Fortnite capitolo 3 stagione 1. Il voto in corso sullo sforzo bellico tra lanciatori di prossimità e la pistola pietra focaia contiene dialoghi interessanti sul passato e sul futuro. Ciò è diventato ancora più interessante dopo che i minatori, la traduzione è un po' così, di dati hanno scoperto informazioni su un'arma di Fortnite capitolo 3 stagione 1, ovvero la Flying Knot. Però, mamma mia, il mio inglese oggi è proprio la Flying Knot, che sarebbe la pistola pirata, chiamiamola così. Però non sarà come adesso bianca e verde, ci sarà leggendaria, raga. Ed è qui che iniziano i problemi. Questi sono i danni che farà. Allora, danno 27-32, moltiplicatore colpo alla testa per 4, quindi già il primo valore OP è qua, ti spinge indietro, in su, vabbè, come sempre, ha un doppio ritardo dell'arma di 1 secondo e 25, e tempo di ricarica 6 secondi, però ci cavolo, 32 e un per 4 se ti becca in testa, vi lascio immaginare a voi quanto sarà buggata quest'arma. Andiamo avanti con un altro concept, il più bello probabilmente. Ebbene sì, raga, 70% di possibilità, forse anche un po' di più,
che gli NPC saranno cavalcabili. Sta immagine non so chi l'ha fatta, è bellissima. Però immaginatevi, raga, se possiamo cavalcare i dinosauri. Io prima di tutto andrò a cavalcare il pollo. Visto che ora lo potevi solo tenere, adesso voglio vedere se il pollo reggerà il peso della skin. Scherzi a parte, raga, cosa ne pensate se gli NPC diventano cavalcabili? Sarebbe una cosa bella o una cosa negativa? Se diventano cavalcabili i dinosauri e la smettono di attaccare tutte le volte che sono lì tranquillo, magari che mi sto cercando delle munizioni e ci vengono lì a massacrare, che tolgono tantissimo, a me andrebbe benissimo se li possiamo cavalcare tranquillamente, che siano pacifici e non ci diano fastidio. Ho ancora salvato una schermata, che è questa qua. Donald Mustard ha detto che gli è piaciuto molto il capitolo 2, molto la storia di Jonesy, e questo è l'outfit che lui trova preferito per Jonesy. E qua, raga, in realtà è una variante, secondo me, di quando Jonesy arriva nella season del Mandaloriano, più o meno, che lo vedete che viene coinvolto e si butta per salvare il punto zero, e vedete che ha questa bandana qua. Però il completo così, in questo momento, credo di non averlo mai visto in nessun trailer, quindi che sia un mini spoilerino di un outfit che arriverà con il capitolo 3, questo non lo possiamo sapere. Però sarebbe molto interessante. A me, tra l'altro, sta cosa qua mi ricorda tipo il vestito, un misto tra Naruto e Dragon Ball. Sarebbe molto interessante come idea. E quindi, raga, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Secondo me sarà un bel evento. Non so se ci sarà il buco nero, però se c'è tutto questo lasso di tempo confermato, appena avrò qualche certezza in più, al più fatemelo sapere qua sotto e vi porterò altre notizie che saprò di giorno in giorno. Però se ci sarà il buco nero, raga, secondo me 2 giorni di attesa ci aspetteranno. E in quei 2 giorni lì porteremo qualche altro gioco, probabilmente Clash Mini. E tu, ciao ragazzuoli, vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace e noi ci becchiamo più tardi in live, o se no domani con un nuovo video, una nuova live. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.